Per prendere applausi, non sono qui per cercare consensi. Mattia Fantinati, deputato veneto, primo 5 Stelle ad intervenire al meeting di Rimini, ha rispettato in pieno la sua premessa, prendendosi qualche applauso e molti fischi con il suo attacco frontale all'organizzazione che lo ospitava. Come io sono qui, onestamente, per denunciare come Comunione e Liberazione, la più potente delle lobby italiane, abbia trasformato l'esperienza spirituale e morale in un paravento di interessi personali, finalizzati sempre e comunque a denaro e potere. Non ho ancora finito, mi avete chiesto, sono qua per dire la verità. Lasciate parlare. Il padrone di casa, Raffaello Vignali, ex presidente della Compagnia delle Opere e oggi deputato alfaniano, tiene a bada la platea di un centinaio di persone. Il dibattito era in una sala secondaria del meeting e Fantinati può continuare il suo attacco. Rinfaccia a CL gli omaggi ad Andreotti e Berlusconi, ad Enrico Letta e Renzi, gli affari con sponsor come Finmeccanica. Siete le immagini di una chiesa privata che ogni anno, forte del suo bacino di voti, si ritrova qui a parlare dei valori cristiani dell'amicizia, ma ne esce rinnovata negli affari. L'intervento finisce. Fantinati riceve il plauso via Twitter di Beppe Grillo, nonostante la sua presenza annunciata alla kermesse di Comunione e Liberazione avesse suscitato più di una critica nel movimento. Dialoghiamo con tutti, non facciamo sconti a nessuno, dice il grillino lasciando Rimini. Il meeting non ha paura di invitare chiunque. Il commento di Vignali.